perché è stato un sorteggio sulle teste di serie, i compagni poi me li sono scelto io, e devo dire che è una squadra che alla fine volevo tenere, una squadra giovane, una squadra di ragazzi che hanno una buona volontà, una squadra che tutto sommato ti segue. Sarà il massimo impegno per ottenere il massimo risultato. Sicuramente non partiamo col pronostico di favore, perché ci sono delle squadre che hanno sono forse qualcosina in più di noi, decisamente. Se l'ho scelto vuol dire che sono soddisfatto. Ho fatto una scelta mia, diversa da quella che possono aver fatto gli altri, non ho cercato il nome per forza, io ho cercato una squadra, diciamo così, operaria. C'è uno specifico risultato che, come può essere il primo, può essere un terzo o un quarto, quindi cioè, diciamo che siamo gli outsider del torneo. I riferimenti possono essere tutti e nessuno, se la squadra gira come deve girare, in cui tutti, diciamo, ogni singolo lavora, fa le proprie mansioni e si aiuta l'uno con l'altro, si può aver paura di tutti, cioè non solo di me, che magari in questo caso posso aver avuto una vittoria e un piazzamento di questi tornei precedenti, quindi, direi che è l'equipe che deve funzionare. Francamente dubbi sulla squadra d'Antonio, perché non riesco a vedere questo assemblamento, perché tutto sommato non vedo uno che possa costruire un gioco. Preoccupa, ce ne sono, qualcuno ce n'è, perché considerato che uno che gioca sicuramente è uno che dà grossi problemi di lui. E un problema. Però se hanno preso adeguate misure, se vuoi. L'importante adesso, i premi saranno tanti, da quello che ho saputo,
quindi non è tanto vincere la classifica di cannonieri o il trofeo Malossi, l'importante è che, dato che ho sentito che c'è la premiazione della squadra più simpatica, spero che perlomeno la nostra sia la squadra più simpatica. E se tu dovessi fare questa volta, io non mi piace dire che così come viene a dire delle mani di su Franco, mi fai le mani su Franco, non le alzi, chiedi a Franco, sta scherzando, io lui te cosa fai, io passo, me ne Franco bene, quindi mi è bastato. Era sopra il croce, cioè io qui dentro non hai fatto male. Ci salutiamo e non mi cagare, perché mi stai sui coglioni. Oh, tu che vuoi fare con la gente? Ma io no, io ti ho avvertito, non gliel'ho. Ma io che altro, finalmente largo. Ma girami a largo, che ti fa bene. Perché ne prendono tutte e due. Mamma mia. Ne prendo psicopatici. Ma te fai solo di botte, fuga, come si parla con te? Ma io non parlo di botte. Lì francamente ho avuto parecchi dubbi. Ho avuto parecchi dubbi perché è stata una decisione che non ho capito perché all'inizio il sorteggio era un sorteggio totale, nel senso che c'erano quattro persone, diciamo, della commissione, che uno a caso estraeva dei nomi e le squadre praticamente risultavano nelle loro componenti più o meno forti. Qui invece è successo totalmente il contrario, sono state scelte sette teste di serie di cui appunto è stato fatto il sorteggio, che poi alla fine in base a questo sorteggio uno si rivela più forte. Ho forti dubbi, perché se si vuole equilibrare un torneo, cioè, da come si era partiti non si è capita bene questa faccenda, ecco. Cioè, posso capire avere due forti per squadra e poi il sorteggio. Ma prendere uno più forte mi sembra un po' un suicidio, dal mio punto di vista.